e sale sul podio. Al terzo posto Simone Ferretti da Pontedera, che però è ripartito chip leader. Quindi avevi pensato anche di vincere forse all'inizio? Ovviamente sì, un pensiero c'era andato, purtroppo ho perso un coin flip che ha pregiudicato un po' il mio modo di giocare questo final table, perché comunque ha compromesso notevolmente il mio stack. Invece se lo avessi vinto avrei potuto tranquillamente aggredire il tavolo con più assiduità. Contro la scala ti stai riferendo, è stata quella mano lì che infatti ti ha un po' destabilizzato. Sì, ma il colpo è stato un po' strano, perché comunque triss al flop, poi scala gutshot al river, però comunque era un coin flip per flop, non crimina niente, era un colpo al 50, era un colpo che probabilmente avrebbe cambiato il mio torneo, però non sono soddisfatto del terzo posto. Dopo ti sei un po' chiuso, perché prima eri abbastanza aggressivo, anche perché giustamente tendevi un po' a portare il gioco, il tavolo. Ovviamente sì, perché comunque il livello di buio era abbastanza alto, e i miei big blind non erano notevoli da poter contribuire a fare un gioco aggressivo, quindi dovevo essere un po' più conservativo, dovevo aspettare i momenti migliori. Penso comunque di aver fatto con quello che mi era rimasto, di aver fatto comunque un buon torneo, un buon tavolo finale, ed essere riuscito ad arrivare il più le possibile. Nel giro di mezz'ora siete usciti praticamente in quattro. Cosa sta succedendo a livello di gioco? Era prevedibile, perché comunque i primi livelli sono stati molto conservativi da parte di tutti, sono rimasti i giocatori tutti dentro, e poi comunque i bui sono alzati, i big blind per i giocatori erano sempre meno, e quindi era inevitabile che nel giro di poco uscissero tutti insieme. A parte il poker, cosa fai nella vita? Sto con i miei figli, ho due figli, e poi vari hobby che curo. Ad esempio? Ad esempio andare a pesca, giocare a calcio con gli amici e andare a fare giri con i miei figli. E come mai è nata questa passione per il poker? Da quanto tempo? Chi ti ha spinto? Ma dunque, diciamo che si giocava con gli amici scherzando qualche anno fa, poi diciamo che sono partito giocando online, poi ho avuto un torneo live che mi ha cambiato la carriera, che comunque ho fatto il risultato e allora mi sono più avvicinato al live, e poi piano piano sono riuscito a entrare nel circuito, avere una sponsorizzazione che mi permette di calcare i palcoscenici internazionali, e quindi tutto è più facile. Quindi questi 30.000 euro più o meno, 31.000, andranno in bankroll? Ovviamente sì.